piena soddisfazione. Grazie. Inizia l'anno accademico 2018-2019. Cosa offre quest'anno l'Uni3? L'Uni3 quest'anno ha un'offerta di 96 tra corsi e laboratori, oltre a una conferenza e poi in programma un'altra serie di conferenze di cui però dobbiamo ancora stabilire le date e gli orari. Questi 96 corsi significano oltre 1500 ore di lezione, oltre 1500 giorni di lezione e oltre 3200 ore di lezione. Quindi è una dimensione piuttosto notevole che impegna dal punto di vista organizzativo tutta la segreteria e il direttivo. Sono numerosi gli iscritti? Gli iscritti sono stati 760 nell'anno, io spero che almeno che si mantengano anche per quest'anno. C'era stata una leggera riduzione rispetto all'anno precedente perché due corsi che avevamo, uno di spagnolo e uno di francese, che abbiamo ripreso in quest'anno, in realtà l'anno scorso l'abbiamo potuti svolgere soltanto da metà anno perché i docenti sono cambiati. Quanti sono i docenti? I docenti sono una novantina perché qualcuno fa un doppio corso. Ci sono delle novità quest'anno? Beh, le novità io spero di riuscire a concretizzare il tema che è quello delle periferie che abbiamo individuato nel Comitato Cultura che è stato istituito l'anno scorso. Sono ancora aperte le iscrizioni? Le iscrizioni sono ancora aperte, le nuove, cioè coloro che non sono mai stati iscritti all'Uni3 possono venire il 10 alla mattina, sia mattina che pomeriggio, poi l'11 e il 12 solo al pomeriggio, mentre invece coloro che sono già stati iscritti e che quindi rinnovano la loro iscrizione possono venire dal 15 di ottobre. Vogliamo ricordare dove? In via Nazario Sauro 18, alla sede dell'Uni3.